Bentrovati ragazzi, benvenuti su questo canale di Aste Giudiziarie Strategy. Oggi voglio parlarvi del pignoramento, perché come sapete nel procedimento dell'asta giudiziaria, nel procedimento delle vendite pubbliche, ci sono diverse fasi. Oggi voglio parlarvi proprio di questo. Chiaramente vi ricordo che se siete interessati agli argomenti dedicati alle aste, quindi siete interessati a capirne di più o addirittura volete capire, imparare a scoprire tutto quello che è l'aggiornamento del mercato, le varie soluzioni che ci sono oggi per poter eventualmente intraprendere una professione o aiutare anche le persone in difficoltà, ti invito a iscriverti al canale e attivare le notifiche attraverso la campanella in modo da poter essere aggiornato sulle prossime uscite anche in futuro. In un altro video abbiamo già parlato e affrontato sia il discorso relativo al pignoramento, siamo stati però un po' larghi sul discorso, cioè vi ho spiegato un po' il perché c'è il pignoramento, perché viene utilizzato, quindi quali sono le cause che diciamo scatenano le vendite in asta giudiziaria. Vi invito ad andarlo a guardare e poi chiaramente se avete delle domande potete fare dei commenti sotto quel video. Vi ho parlato anche in un altro video all'interno del canale dell'atto di precetto, per esempio, che cosa è, perché c'è quella fase, che cosa scaturisce anche quella fase. Anche lì potete andare a guardarvi il video e se volete fare delle domande potete sotto quel video scrivere nella sezione dei commenti. Oggi voglio spiegarvi un po' più nel dettaglio, senza essere molto tecnici e senza essere banali o molto dilungarci molto, vi voglio parlare del pignoramento e di come ci si arriva a quella fase, soprattutto dando un'occhiata e soprattutto concentrandoci sull'aspetto delle tempistiche. Come abbiamo già visto in un video precedente, come vi ho appena detto, prima di arrivare al pignoramento c'è l'atto di precetto che serve proprio a dare un preavviso, quindi vi invito nuovamente ad andare a guardare quel video lì. Però appunto prima di arrivare all'atto di pignoramento c'è l'atto di precetto, una sorta di preavviso che serve a avvisare, quindi la banca avvisa il debitore di rientrare in quelle che sono eventualmente, come spesso accade, le rate del mutuo che fino a quel momento non si stanno pagando. Purtroppo, soprattutto in questi tempi, c'è difficoltà di molte famiglie ad affrontare una rata del mutuo. Negli ultimi giorni mi sono capitate due famiglie che stiamo aiutando, che si sono rivolte a noi, che dopo aver stipulato un mutuo di 25 anni hanno pagato 10 anni, che in realtà sono serviti solo per pagare gli interessi della banca e non per comprare tutti gli effetti dell'immobile. Quindi hanno avuto poi la difficoltà, uno a seguito di una separazione, l'altro a seguito della perdita del lavoro, hanno avuto difficoltà e quindi hanno dovuto interrompere le rate del mutuo. Hanno ricevuto questo atto di precetto, ma non hanno poi fatto quei giusti passi che in qualche modo forse potevano andare a risolvere. Purtroppo molta gente non sa che quando si riceve una comunicazione dopo l'atto di precetto, una comunicazione del pignoramento, oltre all'atto di precetto, bisogna in qualche modo intervenire e non lasciare scorrere come se nessuno ha mai ricevuto nulla, anche perché questo non fa altro che aggravare la vostra posizione. Per chi non lo sapesse, c'è da sottolineare che dopo aver ricevuto questo atto di precetto, questa sorta di preavviso, il creditore ha 10 giorni prima di poter proseguire poi con il passo successivo, cioè quello del pignoramento. Quindi è cosa utile rivolgersi al creditore e cercare di trovare una soluzione. Vi anticipo, per esperienza, che molto spesso se siete indietro con le rate del mutuo è volete provare a rinegoziare, volete provare ad abbassare la rata del mutuo, sicuramente è una scelta che potete provare a, è una strada che potete provare a intraprendere, ma non sempre vi viene accettata dalla banca per una serie di motivi. È chiaro che già dopo aver ricevuto l'atto di precetto, entro questi 10 giorni, se il debitore ha la possibilità di rientrare in quelle delle rate, sicuramente eviterà il pignoramento. Perché la banca non ha nessun interesse, la banca o i vari creditori, non hanno nessun interesse a procedere con un immobile in asta. Quindi ciò che c'è da sapere, che molti non sanno, è che
nonostante non si riesca a pagare le rate, per esempio, del mutuo già da 2 mesi o 3 mesi, alla ricezione di quest'atto di precetto si hanno circa 10 giorni per poter contattare, in realtà bisogna contattarlo subito dopo la ricezione, il creditore per cercare di trovare una soluzione e, se possibile, rientrare nelle rate del mutuo, proprio per evitare il passo successivo, che è il pignoramento. Nel caso in cui non vi sia una soluzione trovata tra creditore e debitore nella prima fase, quindi quello dell'atto di precetto, si va con l'esecuzione immobiliare, quindi la richiesta da parte del creditore al tribunale di mettere in vendita in maniera forzosa quell'immobile. E in questo caso succede che tutti i beni di proprietà di quel del debitore verranno pignorati. Generalmente, se ha un paio di beni e uno potrebbe soddisfare potrebbe soddisfare il credito che la banca richiede, che deve avere indietro, è chiaro che verrà pignorato prima un immobile. Ma se questo non soddisferà, a seguito della vendita in asta, il creditore, si passerà al secondo bene. E questo è un vero peccato. A quel punto c'è una notifica che l'atto di pignoramento che arriva a casa del debitore, che prontamente, già a monte, dovrà comunicare alla cancelleria, quindi al giudice, l'indirizzo di residenza, qualora fosse cambiato, proprio perché le comunicazioni sono molto importanti. E il mio invito è quello di non lasciare che le comunicazioni passino in qualche modo da voi inosservate, perché possono essere utili, e a volte le comunicazioni servono proprio a prendere coscienza del fatto che in realtà bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Subito dopo c'è la trascrizione dell'atto di pignoramento all'interno della conservatoria dei registri immobiliari. Dopodiché, dopo qualche giorno, quindi non passa molto tempo, l'ufficiale giudiziario deposita questa trascrizione all'interno del tribunale, quindi all'interno della cancelleria. A sua volta il creditore deposita il titolo sempre all'interno della cancelleria, e dentro i 45 giorni successivi il creditore dovrà formalizzare la richiesta di vendita in asta. E qui viene il nostro discorso, perché, come avete capito, sia in fase di atto di precetto, dove siamo in una fase iniziale, ma si può in qualche modo intervenire se chiaramente c'è la possibilità economica, ma qualora non ci fosse questa possibilità economica, ci sono delle altre soluzioni. Stesso discorso vale per l'atto di pignoramento, perché a seguito della ricezione dell'atto di pignoramento attraverso una notifica che il tribunale manda a casa del debitore, in quel caso si potrebbe provare a fare opposizione, qualora vi siano chiaramente delle ragioni valide che ci permettono di poi portare avanti questa opposizione. Perché il mio consiglio è quello di, a volte fare opposizione può essere fine a se stesso, e questo c'è bisogno che qualcuno ve lo dica, perché a volte io ho sentito molta gente tra i miei clienti a cui abbiamo risolto il problema dell'immobile pignorato prima che arrivasse in asta, o addirittura che fosse già in asta, che hanno pagato dei professionisti, che siano avvocati o non, per a volte migliaia di euro, quindi parliamo anche di 2, 3, 4 mila euro a volte, solamente per provare a fare un atto di opposizione, leggere i documenti, provare a capire se c'è anatocismo sull'atto di mutuo, e per poi non fare nulla, perché comunque la procedura poi va avanti. Sì, si può interrompere momentaneamente se vi sono le condizioni, ma sono casi veramente, non dico rari, ma quasi. Quindi sono in realtà soldi sprecati, quelli sono soldi sprecati. Quindi io ve lo dico in modo tale che, se oggi vi trovate in questa situazione, state lì per pagare dei professionisti perché vi promettono di fare opposizione, di bloccare l'asta, 9,9 volte su 10 non accade. Quindi state solamente sprecando dei soldi. E questo ve lo dico perché è importante, perché comunque è un peccato che chi già non ha a volte denaro da dover spendere e deve sfamare la propria famiglia, è giusto che non spenda questi soldi dandoli a professionisti che a volte promettono qualcosa che in realtà non si potrà mai avverare. Ciò che invece si può fare è quello di intervenire a gamba tesa
nel momento in cui c'è già il pignoramento, attraverso una risoluzione del debito andando a investire in questa situazione immobiliare. Ecco perché molto spesso i nostri clienti ci contattano, perché in maniera diretta noi possiamo intervenire andando a comprare l'immobile dopo aver fatto delle valutazioni, dopo aver capito se ne vale veramente la pena per noi oppure no, investire nella situazione, chiudere la posizione dando i soldi al creditore. In quel caso, chiaramente, noi poi, comprando l'immobile, lo rivenderemo in un secondo momento pulito da ipoteca. Qual è il vantaggio? Il vantaggio per il debitore, per chi sta affrontando questa situazione, è che in qualche modo non si veda togliere l'immobile e rimanendo poi con i debiti, e su questo potete andare a vedere altri video che parlano di questo all'interno del canale, ma perlomeno la posizione viene portata completamente a zero, quindi privo di debiti. Si può ripartire da quel momento in poi completamente da zero, anche senza l'immobile. Poi è chiaro che ci sono delle possibilità di poter trovare delle soluzioni alternative, dove in qualche modo molto spesso noi abbiamo aiutato il debitore a trovare una nuova sistemazione anche andando in affitto. Quindi poi ci sono casi e casi da valutare, ma molto spesso la possibilità di andare a risolvere il problema prima che sia troppo tardi, prima che sia rinasta, c'è, e questo è importante che ognuno di voi lo sa. Quindi il mio consiglio di oggi è: ricevete e aprite tutte le comunicazioni, comunicate al tribunale dove abita, quindi il debitore dovrà farlo, perché è importante in qualche modo essere consapevoli ed essere coscienti del punto in cui ci si trova e dove poi si andrà con l'eventuale asta. Quindi bisogna capire poi a che punto ci si trova con la procedura, e bisogna capire se siamo in fase di atto di precetto, siamo già in fase di pignoramento, e a seguito di ciò prendere le giuste posizioni, cercare di trovare le giuste soluzioni per andare a risolvere il problema. Perché vi ricordo che se l'immobile va in asta, viene venduto in asta, molto spesso l'immobile non andrà a ripagare quella che è la massa debitoria che in realtà il creditore necessita per poter chiudere la posizione. E come sempre, qui all'interno della descrizione potete trovare il form di contatti se state in prima persona voi affrontando questo problema, se già sapete che non riuscirete più a pagare le rate del mutuo, se già sono due o tre mesi che non riuscite più a pagare, contattateci perché possiamo provare ad aiutarvi.